Siamo nella sede di Alma Radio, Pareti Arancioni, è la prima intervista che viene fatta con la nuova Alma Radio e qui con noi c'è Giampiero Sterpi. Salve, salve, ciao a tutti, grazie, grazie. È un onore per me essere il primo ospite di queste interviste. Stavo notando anch'io la sciccheria, avete fatto le pareti in base alla spugna dei microfoni, veramente siete avanti, avanti. È il, diciamo, colore del nostro logo, arancione, poi c'è la moquette blu elettrico, insomma è un binomio di colori che dicono star bene insieme. Giampiero Sterpi è un comico bolognese, Sì, bolognese, proprio doc. territoriale, quindi Alma Radio nasce a Bologna e quindi ci fa molto piacere che tu inauguri questa nuova sezione di video di interviste con proprio la bolognesità. Più o meno il nome della tua compagnia teatrale. Nome scelto come? Ma tanti anni fa eravamo indecisi su come chiamarci, un nome che rimanesse impresso, simpatico, e poi avevamo pensato che anche se non funziona, nel caso, ma sapete recitare più o meno era la risposta giusta, perciò ci andava bene per tutto. E poi alla fine è rimasto così. Ecco, la compagnia più o meno che tipo di spettacoli fa? Più Da dieci o anni, meno, più o meno, così. sì, te lo spiego più o meno. Da 10 anni a questa parte, da quando ho cominciato a scrivere io le commedie, sono commedie, noi lo chiamiamo di teatro cabaret, nel senso su una struttura teatrale per trama, durata, una trama che le tieni insieme. Abbiamo dei personaggi di sapore cabarettistico, nel senso molto veloci, pochi attori, ma che fanno molti personaggi a loro volta. Ed è un tipo che non si vede normalmente a teatro. Noi abbiamo preso questa ondata qui, abbiamo già 7 commedie, sempre su questa falsariga qui, pochi attori, molti personaggi, che poi una prerogativa nostra, secondo me, che sono tutte in repertorio, cioè tutte e 7 le commedie, di solito una compagnia ne fa una, la porta in giro per un anno o anche due, poi ne cambia, le mette un'altra, noi abbiamo sempre 7 commedie pronte. Ecco, le commedie sono ambientate ai tempi nostri, sono commedie in costume, cioè qual è la tipologia? Perché chiaramente c'è anche una questione di costi. Certo. No, no, sono quasi tutte contemporanee, perciò sì, costume nel senso che magari sono esagerati facendo cabaret, se anche uno è un imprenditore di spettacolo, non è vestito normalmente, ma un po' sgargiante, un po', no, però sono contemporanee, a parte l'ultima, che ci siamo, la penultima, ci siamo voluti, abbiamo pensato cosa sarebbe successo 50, fra 50 anni, ce l'abbiamo mettato nel futuro addirittura, con una domanda di adesso, nel senso che dicono che fra 50 anni la stragrande maggioranza della popolazione sarà fatta di anziani. Ci siamo immaginati come sarebbe stato fra 50 anni un mondo popolato solo da anziani. Quindi vi siete vestiti tutti da anziani? Uno, io, e tutti gli altri sono vestiti da 2051. Beh, con te ci è voluto poco Sì. perché il capello c'è già. Bene, salutiamo tutti, arrivederci, Arrivederci, ciao, grazie. grazie. Sabato c'è uno spettacolo che ti vede protagonista insieme a Bob Ferrari, un altro comico bolognese. Parlaci dell'evento di sabato, dov'è e se qualcuno vuole andare a vedere come fare a prendere i biglietti. Ben volentieri, ben volentieri. Comincia una serie di sabati, una cosa curiosa, speriamo che abbia seguito, una serie di sabati al Bellinzona, si chiamano proprio i sabati del Bellinzona, Cinema Teatro Bellinzona in via Bellinzona, non a Bellinzona ma a Bologna, e una serie di sabati che noi abbiamo chiamato, tanto per rimanere in tema, Buon Pomeriggio più o meno, nel senso che saranno tutti gestiti dalla compagnia più o meno. Si dovrebbe arrivare fino addirittura ai primi di aprile, ci sarà un po' di tutto, dalle commedie intere nostre, 3 solo, però della commedia al cabaret, avremo anche degli ospiti molto, molto importanti dal cabaret, dallo Zelig televisivo questa volta, adesso lo diremo più avanti, magari i nomi. E questa volta il primo cominciamo con questo sabato primo febbraio, con il sottoscritto, grazie alla Gandolfi. Daniele Cremonini, poi avremo come gradito ospite Bob Ferrari, come dicevi tu, e Carlo Albertino, un altro dei giovani ragazzi del laboratorio Zelig di Bologna. Più ci sarà un altro amico che ci viene a fare una chicca, un cantante bravissimo, si chiama Stefano Colli, ha una voce meravigliosa, fa parte di una compagnia di musical, ha una voce bellissima e ci viene a fare un paio di chicche. Qui porterai i tuoi personaggi. Sì, qui sarà una sorta, come ti dicevo prima, sempre sotto l'egida del più o meno comic show, una sorta di best of di personaggi, interagimento con il pubblico, interazione con il pubblico e poi gli ospiti che faranno i loro cavalli di battaglia. Biglietti li prendi direttamente là. I biglietti si fanno direttamente lì, una cifra, Costo? mi sembra che sia 7
7 e 5 per i bambini, perché è adatto a tutti, alla famiglia, essendo un orario alle ore 16, ma alle ore 18 è già finito tutto, nel senso una cosa che va bene per tutta la famiglia, dal grande al piccolo, a chi si trova a passare da quelle parti e deve aspettare di andare allo stadio per vedere la partita, perché oltretutto abbiamo beccato proprio il primo giorno, c'è anche la partita del Bologna, però fa una volata, è già in strada, quando esce il tempo ancora andare allo stadio, praticamente lo facciamo andare via 10 minuti prima, riesce ad arrivare anche allo stadio. Grazie a Giampiero Sterpi, allora mi raccomando, sabato pomeriggio alle 16 al Teatro Bellinzona in via Bellinzona. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.